Buonasera, grazie, grazie a tutti per essere qui per la presentazione. Ovviamente il libro è, come dire, lo spunto dal quale partire per avviare una serie di riflessioni, ma del libro parleremo dopo. Siccome siamo ospiti del Centro Balducci, io vorrei che chi rappresenta il centro e che ci ha permesso di essere qui ci venisse a portare il suo saluto. Prego. Vi saluto, sono Sor Marina, che da 14 anni vivo qui insieme a Sor Ginetta. Ho avuto la fortuna di essere vicino a Pierluigi questi anni, in particolare gli ultimi anni della sua sofferenza, ultimi mesi, giorni della sua sofferenza, accompagnarlo fino alla sua partenza. E ci ha lasciato anche questo compito di continuare l'esperienza del Centro Balducci. Andate avanti. Questo momento per portare il saluto doveva essere qui il suo fratello di piazza, Vitto, che per i suoi impegni non ha potuto esserci. E quindi lo ricordiamo con affetto anche lui, insieme a Pierluigi. Saluto a tutti i relatori, gli autori, i presentatori di libro. Io non sono dentro al tema, però porto un saluto da parte di tutto il Centro Balducci, tutti i volontari, i dipendenti. E la nostra idea, l'intenzione, tutto quello che stiamo facendo come responsabili del centro, quello di dare continuità. E il 29 abbiamo anche l'assemblea dei soci, dove verrà dato l'incarico della presidenza, dei nuovi membri del consiglio direttivo, e da lì ripartiremo, ma già siamo in ripartenza a questo momento di passaggio e di transito. Io vorrei salutare con le parole di Pierluigi, proprio scritto nel libro Fuori dal Tempio: il Centro Balducci è un luogo privilegiato per riflettere e cercare di approfondire la comprensione, per leggere le difficoltà e gli arricchimenti dell'incontro fra le diversità. Non si incontrano mai le culture e le fedi religiose, bensì le persone con le loro storie fatte anche di cultura e di fede, come di amore, di dolore, di dedizione, di delusioni e di speranze. Spesso mi sono chiesto e mi chiedo qual è il segno del Centro Balducci, cosa significa per ciascuna e ciascuno di noi, per la cultura, per la politica, per la Chiesa. Per quanto mi riguarda, rispondo che si tratta di un segno di speranza e insieme di contraddizione. Penso che rappresenti una esperienza esigente e impegnativa, che chiede costantemente coraggio, disponibilità e dedizione, coerenza e perseveranza. Personalmente non mi impegnerei nel proporre iniziative culturali se non vivessi il coinvolgimento dell'accoglienza nel Centro Balducci. Egualmente non continuerei ad impegnarmi nell'accoglienza se non ci fosse anche l'esperienza culturale. Senza l'esperienza diretta sentirei la cultura come elitaria, staccata dalla vita, dalla storia, dalle storie delle gente e della comunità, mettendo in relazione le nostre comunità locali e quella planetaria. Senza la cultura, fecondata da tante relazioni intrecciate con diversi popoli del pianeta,
sentirei l'accoglienza solo come esperienza organizzativa che potrebbe essere gestita con migliore efficacia di altre istituzioni, ma probabilmente con un'attenzione, con un'attenuazione o una mancanza dell'anima, dello spirito, della riflessione. Questo è il messaggio di Pierluigi riguardo al Centro Balducci, come che ha saputo mettere insieme l'accoglienza delle persone e l'accoglienza e la promozione della cultura, accoglienza delle diversità, anche inteso come culture diverse. E questo è quello che noi vogliamo, cerchiamo di continuare insieme a tutto l'impegno di volontari attuali presenti, anche con il sostegno di tutte le persone che ci stanno sostenendo come voi e in altri ambiti, magari vi farete anche vivi con noi a dare la disponibilità di sostegno in modo concreto, qualcuno di voi forse desiderate e siete benvenuti. E grazie anche di questa serata, e continuiamo, grazie. 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 Allora, tutto quello che vediamo intorno si deve al vostro lavoro, al lavoro di Pierluigi, e poiché vogliamo ricordarlo, io do la parola a Giuseppe Fornari dell'Università di Verona, al quale abbiamo chiesto di tratteggiare un omaggio a quest'uomo che ha fatto molto per il nostro territorio e che credo in qualche modo continuerà a essere presente col suo messaggio anche dopo. Grazie. Dunque io mi trovo un po' in imbarazzo, nel senso che Don Pierluigi Di Piazza l'ho conosciuto soprattutto tramite quello che me ne diceva il collega e amico Angelo Vianello e alcune cose di lui che ho letto. E, diciamo, ho ricostruito un po', come dire, un possibile profilo, no? Personale, religioso e intellettuale, e volevo fare, nei limiti del tempo e appunto come dire, delle mie competenze, qualche riflessione su questo, nel senso che ecco, Don Pierluigi mi ha colpito dall'esterno, ma può essere una valutazione anche molto parziale, per lo stretto rapporto con la sua terra, con il Friuli. E questa è una cosa che dal Veneto, dove io ho quasi sempre vissuto, mi ha sempre colpito, un rapporto con la terra, con la gente. Ecco, il primo nome che viene in mente è certamente quello di padre Turoldo, che poi ha fatto altrove la sua missione, ma che è sempre rimasto legatissimo alla sua terra, da dove ha preso ispirazione anche per gran parte delle sue poesie. Ecco, c'è un cristianesimo, come dire, rurale nel senso non ruralistico della parola, che è un po' il cristianesimo che in modi ovviamente molto diversi ci parla anche dagli scritti giovanili di Pasolini. Ecco, un cristianesimo concreto, e che paradossalmente si è rivelato estremamente attuale all'interno dei problemi di una società complicata, direi più ancora che complessa, come la nostra. Per cui dal Friuli sono venute delle figure che hanno saputo sorprendentemente interpretare il nostro tempo proprio a partire da una situazione superficialmente e realmente per certi aspetti svantaggiata. Per cui c'è come questo cortocircuito, no? Fra una terra inattuale e un'attualità fragorosa, in cui però il testimone proveniente dal Friuli ha detto delle parole importanti, alle volte decisive. Ecco, c'è intanto questo primo pensiero, no? Che butto lì come sollecitazione e riflessione personale. Ecco, l'altra riflessione che mi ha dato da fare la figura di Don Pierluigi è quella del cristianesimo al servizio degli ultimi, che ovviamente è una missione, o sarebbe una missione, del cristianesimo di sempre, ma
che oggi si ripropone con particolare forza per la vastità e la gravità dei fenomeni storici e sociali a cui stiamo assistendo e anche per un momento, direi, delicato, critico nella storia del cristianesimo, dove questa antica missione si tinge di sfumature nuove, assolutamente nuove, direi fondamentalmente quelle di un cristianesimo non predicato, ma praticato. Ovviamente il cristianesimo vuol dire molte cose, c'è un'imponente cultura, ovviamente, che la tradizione cristiana porta con sé, però davanti all'urgenza, per me che sono un filosofo, davanti all'emergenza, il mio primo impulso è una deformazione del mio mestiere, mettermi a pensare, che è un'attività importante, quindi interpretare la realtà. Ma queste persone che si sono impegnate e si impegnano in prima linea hanno un'altra urgenza, che non è quella di interpretare, ma è quella di fare, sostanzialmente. Quindi c'è un aspetto legato all'azione immediata. E cosa vuol dire questo? Vuol dire non che non ci siano strumenti di interpretazione. Gli strumenti, anche volendo, ci sono, però secondo me la caratteristica tipica dell'oggi è che da un lato le grandi categorie appartenenti alla nostra tradizione, come dire, non suonano più completamente attuali, come minimo vanno tradotte, ma molto spesso vengono ignorate, vengono in qualche modo aggirate e quindi questo aspetto, diciamo, rimane un po' nello sfondo. E contemporaneamente i fenomeni che oggi siamo chiamati a vivere, insomma, ai quali bisognerebbe in qualche modo rispondere, sono talmente enormi e talmente difficili da valutare nell'immediatezza del presente che anche i migliori strumenti interpretativi rischiano di non essere utili, di non servire a nulla o, peggio ancora, di essere fuorvianti. Quindi ci sono ambedue gli aspetti e nel frattempo però l'urgenza viene avanti, quindi bisogna prima di tutto, per dire un'immagine banale, rimboccarsi le maniche. Ecco, secondo me Don Pierluigi riflette molto questo cristianesimo che deve scendere sul terreno, perché prima di tutto le cose bisogna farle. Questo è anche un insegnamento evangelico, ovviamente, cioè prima bisogna aiutare il prossimo. Se non mi è chiaro perché lo faccio, mi potrò chiarire le idee in un secondo momento, però intanto lo aiuto. Ovviamente questo reca con sé una serie di possibili conseguenze, perché l'altro aspetto che vorrei solo menzionare è che noi oggi viviamo in una società assolutamente mediatizzata, è una società della spettacolarizzazione, e con la quale, una volta che si consegue una certa visibilità, bisogna inevitabilmente fare i conti. Quindi, in sintesi, se io per il mio fare e per il mio star dietro anche con l'interpretazione, perché Don Pierluigi era una persona impegnata nella cultura, no? Come testimonia anche l'esistenza di questo centro, però se io comunque nella mia attività necessaria vado sotto i riflettori, e questo reca con sé tutta una serie di dispersioni e di insomma, bisogna farsi in quattro, le cose vengono capite, non vengono capite, c'è un passaparola che le deforma, ci si trova in una Babele, per usare un'immagine vagamente biblica. E quindi cosa si fa nella Babele? Intanto c'è la necessità di continuare ad aiutare gli ultimi, capire chi sono di volta in volta gli ultimi, perché c'è anche il pericolo che gli ultimi siano di volta in volta quelli che i media designano come tali, non c'è niente di peggio, e però è un pericolo realmente presente a cui sicuramente Don Pierluigi
era estraneo, ma in ogni caso c'è questo aspetto di mediatizzazione che rende tutto irreale, ma l'aiuto deve essere reale a persone reali. Tornando in questa mia brevissima traccia alla riflessione sul cristianesimo in questa situazione, quindi vale il criterio dell'azione, come dire, c'è un verum factum, cioè è vero quello che viene fatto, questo è fondamentale, c'è il rischio della dispersione, come dire, del messaggio necessariamente semplificato, e non bisogna dimenticarsi che per riuscire a penetrare, nella misura in cui riusciamo o riusciremo a farlo, la situazione in cui noi ci troviamo oggi, dove non ci si accontenta più di una crisi per volta, ma bisogna farne piovere sulle nostre teste 2, 3, 4 per volta, sempre, perché ormai il trend è questo, planetario ovviamente, e quindi il fardello che cade sulle nostre spalle non è piccolo. Quindi l'interpretazione, la comprensione ad un livello più serio ci vuole, e questo libro mi sembra essere una valida testimonianza in proposito. E però, come dire, ogni cosa ha il suo momento, e lasciando, come dire, quella traccia che consiste nel fare concretamente, un fare a cui deve seguire inevitabilmente nella nostra società l'immagine pubblica da gestire e con cui fare i conti, ma tutto questo non deve impedire il momento necessario a sua volta di una comprensione più profonda. A questo punto i rischi di un cristianesimo, come si dice tradizionalmente, sine glossa, cioè senza commenti, senza apparati dotti, però mediatizzato, viene neutralizzato. Secondo me l'impegno di Don Pierluigi, almeno io personalmente, lo leggo in questo senso, però il compito che per lui personalmente purtroppo è stato prematuramente interrotto dalla malattia improvvisa, dobbiamo continuarlo noi. Ecco, questa è un po' la breve traccia che volevo lasciarvi. Grazie. Grazie, professor Fornari. Allora, noi cominciamo adesso a viaggiare un po' all'interno di questo libro. Io, scusate, riassumo il titolo che è comparso anche prima, eccolo qui, Antropocene, le sfide del XXI secolo. C'è un sottotitolo che spiega probabilmente molto, e oltre alla copertina che rappresenta una strada con due mondi che stanno uno da una parte e uno dall'altra, per una società solidale e sostenibile. Allora, il libro è stato scritto da tre autori, Alberto Felice De Toni, Gilberto Marzano e Angelo Vianello. Però, per illustrarne i contenuti e fare una specie di sintesi che possa aiutare poi a orientare la nostra conversazione, abbiamo scelto uno degli autori, il professor Angelo Vianello, che dovrebbe farci una sorta di introduzione, professore, corretto? È così? Sì. Fai un'introduzione generale. Sì, grazie. Perfetto. Bene, la prima sfida delle tre che affronteremo è dedicata proprio all'antropocene in sé, è l'oggetto principale di questo testo. E in particolare inizierò spiegandovi quando è apparso l'antropocene. Di fatto la parola antropocene è un neologismo che è stato proposto ancora verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso da un ecologo marino, Eugene Stermer, ma di fatto divenne celebre soltanto nel 2000, quando il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen a un congresso internazionale esclamò: benvenuti nell'antropocene. Ma che cosa significa antropocene? Che valore ha? Beh, è un termine con cui si vuole mettere in luce l'impatto delle attività umane sulla Terra. E quindi il soggetto di questa attività, di questo impatto, chi è? È Homo sapiens. Homo sapiens fece la sua comparsa intorno a 240-250 mila anni fa. In particolare la sua origine è senza alcun dubbio, ribadisco senza alcun dubbio, africana, ma la cosa più singolare e importante che ci riguarda da vicino è che questa specie ha sviluppato delle capacità
cognitive, cioè cultura materiale, simbolica e linguistica, o linguaggio o linguistica, che non ha confronto con le altre specie animali. Ecco, l'antropocene ha una storia abbastanza antica, anche se se ne parliamo solo adesso. Infatti si radica addirittura nel Paleolitico, quando la nostra specie, ormai era presente Homo sapiens, causò l'estinzione di una buona parte della cosiddetta megafauna. Cosa significa con questo termine? Cioè di animali con una taglia superiore ai 40 kg. Non mi sento però di condannarli, in quel tempo dovevano sopravvivere. La seconda tappa di questo processo verso l'antropocene è rappresentata dalla scoperta dell'agricoltura e dall'allevamento del bestiame, che segna il passaggio, peraltro, dal Paleolitico al Neolitico circa 10-13.000 anni fa. Il passo successivo dell'antropocene è rappresentato dalla scoperta dell'America. La scoperta dell'America, non posso parlarvi più di tanto, costituisce di fatto la prima grande globalizzazione e il connubio tra capitalismo già di quel tempo e tecnologie è alla base di questa, diciamo così, scoperta. La scoperta ha avuto delle conseguenze negative impressionanti. Pensate che dai 50 ai 70 milioni di amerindi persero la vita e grandi ambienti naturali vennero sconvolti. La tappa successiva, o la successiva transizione, meglio chiamarla, è la cosiddetta rivoluzione industriale, che ebbe inizio nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, ed è rappresentata soprattutto dai filatoi, che si produceva tessuti ovviamente. Questi filatoi sono una grande rivoluzione perché si costruirono le prime fabbriche in senso stretto che richiedevano anche energia. La prima era l'energia idraulica, che non aveva grosse conseguenze, ma poi si passò al carbone e poi al petrolio, che indubbiamente scatenarono le prime forme di inquinamento ambientale. Siamo così arrivati al Novecento. Il Novecento, come sappiamo, il secolo breve, può essere suddiviso in due parti. La prima parte, i primi 50 anni, è stata purtroppo segnata da due devastanti guerre mondiali che hanno causato gravi danni ambientali, oltre che la morte di molte persone. La seconda parte, invece, che ha inizio più o meno con la fine del secondo conflitto, il 1945, è caratterizzata invece da una ripresa delle attività umane, anche per recuperare, dopo due guerre così devastanti, la gioia di vivere, grandi attività a tutti i livelli, a livello soprattutto agricolo, ma poi anche industriale. Tant'è che due studiosi molto significativi di questa materia, Jock McNeill e Peter Engelke, la definiscono la grande accelerazione. Su cosa si basa, secondo questi autori? Ovviamente sull'utilizzo di energie da fonti fossili e la crescita della popolazione mondiale. In questo periodo, proprio intorno nella nostra epoca ormai, nel frattempo, diciamo, i geologi sono riusciti anche a individuare una ipotetica, ora confermata, data di nascita o di inizio dell'antropocene. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è antica, è il 1945. Come mai? Perché? Perché purtroppo la fine della Seconda Guerra Mondiale è stata segnata dall'utilizzo di due bombe atomiche scanciate su Hiroshima e Nagasaki, come ben sappiamo, tragico evento, che segnò però l'inizio dell'inquinamento da radioattività causato dall'uomo. Questo purtroppo è un marchio indelebile che i geologi definiscono chiodo d'oro proprio per identificare la data, il momento di inizio dell'antropocene.
Questo il risultato della grande accelerazione comporta molteplici effetti sull'ambiente, sulla biosfera, sulla biodiversità ed altro. Per ragioni di spazio devo limitarmi solo al più importante e urgente, il riscaldamento climatico. Il riscaldamento climatico è l'emergenza attuale più sentita e i giornali ne parlano quotidianamente. Per darvi un'idea di questa catastrofe in atto, mi baso su alcuni dati riportati di recente dal Intergovernmental Panel on Climate Change, che è un'organizzazione promossa dalle Nazioni Unite, molto autorevole. Bene, secondo i risultati di questo studio, un aumento di temperatura di 2 gradi entro il 2050 comporterà sulle inondazioni un aumento, diciamo, fino al 170%. La biodiversità: perderemo il 16% di piante, il 18% di insetti e l'8% di vertebrati. Infine, la popolazione umana esposta a questo grave dramma sarà intorno ai 2 miliardi, cioè il 28% della popolazione. Sono dati che fanno rabbrividire. Ecco, questo è l'antropocene. La seconda grande sfida, dall'antropocene al tecnocene ed altro, è il tema che ha sviluppato in maniera esemplare Gilberto Marzano, il quale inizialmente ci descrive come è nata negli ultimi decenni la rivoluzione digitale, descrivendone le varie tappe, ma mettendo anche nel contempo in luce gli aspetti positivi, possiamo dire anche fantastici, ma anche apocalittici. Ricordo soprattutto tra quegli apocalittici quella che preoccupa l'autore, ma anche me stesso, gli effetti sulla condizione umana. Di fatto, con questa rivoluzione digitale è in gioco addirittura la caratteristica umana, perché può esserci in atto proprio una, si dice, mutazione antropologica. Però, nonostante questi rischi colossali, Marzano ha una visione positiva e ipotizza anche una via d'uscita. Infatti dice: è però necessario un cambiamento per uscirne, che vede nell'innovazione sociale digitale e nella ricerca dell'armonia tra tecnologia e ambiente una nuova utopia verso cui l'uomo può indirizzare le proprie aspirazioni e i propri sforzi. Quindi, pur critico, offre anche delle vie di uscita. Il tema successivo, la sfida successiva, è stata sviluppata da Alberto Felice De Toni ed è strettamente collegata alla precedente, perché generalizza sostanzialmente gli effetti positivi e negativi del connubio tra economia e tecnologia, che hanno uno stretto rapporto e che ha, come vi ho già detto, origini molto antiche. Ecco, attualmente sul rapporto tra queste due entità, centrale è il capitalismo, diciamo così, l'ideologia dominante in questo momento, che però, diciamolo fin da subito, può avere due declinazioni, una sociale contro una liberista. Il sostenitore, fin dall'inizio del Novecento, del capitalismo sociale è stato Henry Ford, ma purtroppo non ebbe grande successo, fu subito squalificato, tant'è che quasi 50 anni dopo Milton Friedman, che ricevette pure un premio Nobel, addirittura codificò il sistema neoliberista, che è alla base di tutte, io dico, le disfatte che stiamo vivendo adesso anche in chiave economica. Però anche De Toni ha una visione, nonostante tutto, positiva ed è capace di indicarci delle vie non di fuga, ma di superamento. Infatti lui dice: un nuovo antropocene ci impone di coniugare crescita economica, giustizia sociale e rispetto della natura. Chi può negare l'importanza e il valore di queste tre componenti? Credo nessuno, solo un pazzo può negarlo. Ecco, questo però, lui è molto, diciamo, propositivo, dice: la via d'uscita sono le benefit
Corporation, termine forse nuovo per voi, che è una, che questa è una storia antica che risale agli inizi del Novecento, ma poi è stata bocciata ovviamente, perché erano le idee di Ford oltretutto. Però finalmente nel 2006 le Benefit Corporation sono state codificate dal punto di vista giuridico negli Stati Uniti per la prima volta, questo nel 2006, e nel 2010 il Maryland lo applicò. Ecco, queste Benefit Corporation cercano di far capire come il capitale che deriva da un'attività produttiva è indubbiamente destinato ai capitalisti e agli azionisti di turno, però ha anche dei compiti sociali, perché senza la società non esisterebbe neanche l'economia e nient'altro, e quindi deve avere anche un'attenzione per la società, per le disuguaglianze, ma anche per l'ambiente che attualmente viene pesantemente distrutto. Ecco, tant'è che... E chiudiamo, professore. Sono quasi alla fine. Benefit Corporation, secondo De Toni, si deve leggere come l'impresa del futuro. Sono verso la fine. Qual è la causa di questo disastro? Indubbiamente dobbiamo cercare di capire quali sono le radici dell'aggressività umana. Secondo Richard Wangram vi sono due tipi: l'aggressività reattiva, che è una base genetica e quindi è comune a tutti gli organismi viventi, cioè uno cerca di farmi del male, io mi difendo, nessuno lo mette in discussione. Ma ce n'è una seconda, l'aggressività proattiva, che è intenzionale, premeditata, cioè io penso di fare del male a qualcun altro, non ha base genetica e quindi ha base culturale, anche se purtroppo è brutto dire culturale, ed è solo esclusiva di Homo sapiens. E allora la soluzione è operare una svolta culturale. Questa svolta si può fare attraverso una sintesi tra le due culture, umanistica e scientifica, per il bene comune, e muoversi verso una cultura della complessità. Termine molto usato adesso, ma che brevemente vi chiarisco. In alto vedete ABC, quello è un fenomeno lineare. Da Galileo fino all'inizio del Novecento si pensava che tutti i fenomeni biologici, fisici fossero lineari. Poi dall'inizio del Novecento, soprattutto Poincaré e poi anche Ludwig von Bertalanff, ci fecero capire che la natura è un sistema come quello fatto da tanti puntini, gli agenti che interagiscono con varie modalità tra di loro. Però non basta, ci vuole anche un nuovo ethos mondiale, quello è il metodo, ma ci vuole anche un principio. Questo ethos è fondamentale, si cela dietro la locuzione, il noi precede l'io. Guardate che è un tema attualissimo. Ho visto un articolo, non posso parlarvi perché non torniamo, addirittura di oggi sulla Repubblica. Ecco, ho scoperto che il primo a proporlo è stato Martin Luther King, un grande eroe e un martire, ma è stato ripreso di recente da Papa Francesco e valorizzato nel campo scientifico da Michael Tomasello. E allora questo ci deve portare, e qui entra in gioco Balducci e anche Pierluigi, un nuovo umanesimo planetario. Questo dobbiamo prospettare, che se sarà prodotto dalla coscienza della comunità di destino che lega tutti i popoli del pianeta all'ecosistema globale e alla Terra. Ecco, questo è un concetto espresso da Mauro Ceruti, molto vicino a Balducci e anche a Pierluigi, sul piano, diciamo così, ideale. E sono alla fine. Allora, concludo questa mia breve presentazione con un monito che vuole essere anche una dedica. Il monito è tratto da una breve frase di un libro appena uscito di Jürgen Moltmann, il più grande teologo del Novecento, che vi ricordo è stato ospite del Centro Balducci e ha conosciuto Don Pierluigi. Ecco, nel suo ultimo libro egli dice: la coesione di una società è minacciata dalle disuguaglianze e curata dalla giustizia sociale. Ecco, questa frase qui si può tranquillamente attribuire anche a Don Pierluigi, perché ha sempre agito in questo senso. Questi erano i valori nei quali lui credeva. Ma aggiungo ancora questa considerazione, poi ho concluso veramente. Questa citazione è tratta da questo libro appena uscito per la Quirignana di Moltmann, Risorto nella vita eterna.
Ecco, io credo che Pierluigi sia risorto nella vita eterna. Grazie. Grazie. Grazie, professor Dianello. Allora, posso chiedervi, Fornari e professor Dianello, se vi potete accomodare lì nella prima fila, perché ho bisogno di avere sul palco per questa chiacchierata Alessandro Minelli, che abbiamo visto è collegato, giusto De Toni? Era collegato, vediamo se funziona. Federico Vercellone e Mario Castellana, che sono gli ospiti di questa nostra chiacchierata. Prego, vediamo se è collegato. Vabbè, nell'attesa, eccolo qua. Lo vediamo, lei ci vede e ci sente? Sì, sì. Ah, che meraviglia, funziona, benissimo. Bene. Grazie. Bene. Allora, grazie per questa ospitalità a distanza. No, grazie a lei, sappiamo che è impedito e speriamo che vada tutto bene, insomma. Sì, grazie. Allora, voi siete in tre, avete tante cose da dire. Noi abbiamo stimato che abbiate a disposizione una decina di minuti a testa circa, vi sarei grato se rimaneste nei tempi. Allora, professor Minelli, toccherebbe a lei il primo intervento. Allora, lo scopo di questa chiacchierata era, come dire, di raccontarci un po' le suggestioni che avete trovato nel libro e di offrirci in genere, insomma, in maniera un po' più larga, anche tutte le riflessioni che ritenete utili rispetto al tema affrontato dal libro. Io le do subito la parola, però oserei farle una domanda, forse magari out of context, come si dice, perché io ho letto il libro, ho ascoltato anche le cose che ha appena riassunto il professor Vianello, e io mi sono chiesto al termine del libro e anche dopo aver ascoltato il professor Vianello che grado di consapevolezza c'è nel genere umano rispetto ai temi che sono stati affrontati, perché io ho la sensazione, facendo il mestiere che faccio, cioè il giornalista, che spesso noi queste cose le diciamo, ma dall'altra parte troviamo una platea di sordi che non mi pare molto interessata ad ascoltare, e anzi più gliela ripetiamo, più ho la sensazione che dicano che noi esageriamo perché magari siamo spinti, come con il Covid, da chissà quale strategia malefica o governata da chissà quali poteri che opprimono l'umanità libera. Prego, professore. Grazie. Prendo spunto proprio da questo suo commento per dire che questo libro, letto un anno fa, avrebbe dato una sensazione ben diversa da quella che il lettore medio può avere oggi. Perché? Perché il mondo è cambiato. Fino a un anno fa, nonostante il Covid, la gente continuava a preoccuparsi dell'ambiente, della sostenibilità, del riscaldamento globale, eccetera. E adesso è scoppiata questa guerra e il clima cambia perché magari ci sono le conseguenze delle cannonate o simili, e il riscaldamento globale nessuno si preoccupa se non per le forniture di gas per le nostre case, e proprio la percezione che il cittadino medio ha, suppongo si possa generalizzare, del mondo che ci circonda ha altre priorità, altre urgenze, senza altri rischi che sono quelli che hanno stimolato questo libro molto bello, molto, molto stimolante, che hanno scritto gli amici udinesi. E quindi sì, non possiamo dimenticare il contesto, perché una lettura è il risultato di un'interazione fra un testo e un lettore, fra un autore e un lettore. E oggi la situazione purtroppo fa pesare la percezione del mondo da parte del lettore medio in una maniera che rischia di soffocare alcune delle istanze molto nobili, molto importanti, portate avanti dai nostri autori. E non insisto su questo se non per un commento che poi mi porta alla diciamo, considerazioni più personali che posso dare da naturalista, da biologo, a questo contesto. Ho sentito parlare di umanesimo globale, e questa espressione, prima così semplicemente per l'origine delle parole, potrebbe assumere umanesimo globale, può sembrare qualcosa di simile a umanità globalizzata, e sono esattamente due opposti. Umanesimo globale è una posizione, una esigenza che mette in primo piano il valore della persona, del singolo, non le disuguaglianze, ma la unicità del singolo. Ed è qualcosa che si
e rischi invece di perdere nel passaggio dall'antropocene al tecnocene, quando si va appunto verso una globalizzazione sistemica e automatizzata quasi, almeno come modello, come secondo me, come incubo, secondo altri come target da raggiungere. Allora, ne viene fuori una considerazione, ma l'uomo di cui stiamo parlando, l'uomo che ha attraversato gli secoli trasformando una terra che era, diciamo prima, pleistocene, che era alla fine in antropocene, attraverso i secoli con le innovazioni tecnologiche, con la conquista di nuovi continenti, con l'uso di quelli che diceva il vecchio Daimon, armi, acciaio e malattie, che sono come sempre le grandi armi, volute o non volute, usate in maniera intenzionale o meno, ma che portano a grandi distruzioni e modificazioni delle nostre popolazioni. Allora, questo uomo è sempre la stessa, come dire, la stessa entità. Noi in realtà, parlando di queste cose, in discorsi di tipo storico, sociale, politico, tendiamo a idealizzare l'uomo. Ed in fondo una eredità di una tradizione classica antica, per cui c'è l'uomo che ha una sua natura umana, una sua identità. E il biologo invece non conosce l'uomo in astratto. Il biologo e il naturalista conoscono gli uomini, così come conoscono la pluralità degli individui, delle popolazioni, delle altre specie. E soprattutto una specie diffusa su tutto il mondo, con la sua ricchezza di storia pregressa, è una specie che, bene o male, è frazionata non tanto in stati, in gruppi di potere, in realtà economia, quanto in micro popolazioni, micro comunità, ciascuna è più o meno adatta al suo ambiente. Ciascuna di noi, le nostre famiglie, il mondo in cui ciascuno di noi vive, è il risultato di interazioni non con il mondo in astratto, in assoluto, con il mondo dell'umanità intera, ma col piccolo mondo della nostra città, delle nostre istituzioni di cui facciamo parte, delle botteghe che frequentiamo, dei cibi che mangiamo. E questa è ovviamente, parlando di cose un po' più serie, delle lingue che parliamo, delle fedi che portiamo avanti, di tutti i valori di ogni sorta, civili, religiosi o altro, di cui ci sentiamo più o meno consapevoli, più o meno degni portavoce. Allora, io penso che tutte queste considerazioni, soprattutto non tanto la descrizione di oggi, quanto le proiezioni del nostro futuro, dovrebbero tenere conto di questo. Perché noi ci preoccupiamo di difendere la biodiversità, e perché non dovremmo difendere, analogamente, anche la diversità umana? Diversità proprio in ciò che è specifico della nostra specie, a cominciare dalla diversità culturale, ovviamente, a cominciare dalla pluralità delle lingue. Ricordo quando si cercavano, la tradizione della storia della cultura occidentale, diceva, quando ormai Linneo mette l'uomo con le scimmie nei primati, quando Darwin sradicherà l'uomo dalla sua posizione di privilegio, ma resta un confine fra l'uomo e gli, permettetemi di dire, non gli animali, ma gli altri animali. Ecco, possiamo rifarsi proprio a una bella idea di fine Settecento, il linguaggio nella sua articolazione, nella sua complessità. L'uomo ha fatto il linguaggio ha fatto l'uomo. Io credo che questo sia ancora vero, e che quel po' di bobere che ci siamo sempre portati dietro, questa confusione di lingue, sia in fondo un elemento di ricchezza che non dobbiamo dare in pasto alla globalizzazione delle idee e dei modelli culturali. Questo vuol dire, è un contributo di un naturalista che cerca di leggere l'uomo senza dimenticare le peculiarità di questa specie. Come diceva Linneo, quando gli ha dato il nome di Homo sapiens, non si è messo poi lì a dire quanti denti, quanti eccetera, quanti sono lungo questo osso, quel pelo, ma dice, conoscete ipsum, conosci te stesso. Ecco, se vuoi avere un'idea di cos'è l'uomo, fa un po' di introspezione e alla fine ti accorgerai che l'uomo è una pluralità di persone, e questa è la nostra ricchezza. Grazie, professor Minelli.
dell'Università di Padova. Dall'Università di Padova andiamo a quella di Torino con il professor Federico Vercellone. Le cedo la parola, prego. Molte grazie. È inutile dire che sono particolarmente felice di questo invito e ringrazio Angelo Vianello e tutti gli organizzatori. Beh, sono particolarmente felice di ritrovarmi qui, se te lo dico per fortuna spesso, di questa, no, questa città da cui l'università ha insegnato per 16 anni, che mi ha, come dire, e di questo mi sento veramente onorato, ed è una terra che amo molto, quindi anche questo vorrei dirlo prima di avviare questo discorso. Credo che quello che ho da dire abbia da fare anche con il commento che il collega aveva, la riflessione su Don Di Piazza che il collega aveva proposto, perché alcune cose appunto importanti sono state dette prima dal professor Vianello e dal professor Minelli. L'idea dell'antropocene come fenomeno centrale del nostro tempo e anche come fenomeno costantemente refoulé, costantemente rimosso, no? Perché sembra che ce ne sia sempre una per rimuovere l'antropocene. Prima c'è il Covid, poi c'è la guerra, poi ce n'è, e alla fine non si capisce perché dobbiamo vivere, a mio avviso, dentro una società fondamentalmente ossessiva, perché si riesce solo a vedere un problema per volta. Non è che se ti capita un problema grave, il secondo diventi meno grave, è tanto grave se non più grave del primo e continua a sussistere. Cioè questo non è che cioè, se un medico ti curasse così, come dire, cambi immediatamente riferimento clinico, no? E però tutto questo è vero, cioè abbiamo un'attenzione ossessiva su un problema risolto il quale sembrerebbe di trovarci nell'Eden, invece ci troviamo costantemente di fronte alla prossima catastrofe, che è sempre più grave della prima, e l'antropocene sembra anche più grave di questa guerra. Questo è una cosa fondamentale. Io vorrei toccarla dal punto di vista di, ovviamente è un fenomeno con una dimensione economica, artistica e sociale che coinvolge il mondo in tutte le sue articolazioni. Vorrei toccare soltanto un punto e poi anche due punti, uno generale, l'idea di futuro, e uno riguardante la funzione dell'arte nell'antropocene, che riguarda più il mestiere che faccio io come diciamo professore di estetica. Ecco, viviamo in un'epoca in cui si sta smontando l'idea di futuro. Nessuna epoca si è mai smontata, non solo perché è stato Fukuyama e ha fatto l'inizio della storia, ma perché in realtà la cosa è molto più subdola. Non è tanto che non si facciano più proiezioni sul futuro, o che semplicemente si viva il dramma, o troppo drammaticamente forse anche, non solo il dramma, della rottura mediatica col passato, con un eccesso di enfasi drammatica che poi evita di riflettere su come ricostituire i media della tradizione. Ma perché in realtà non è vero che siamo alla fine della storia, siamo di fronte a una presente che continua a prospettare oltre di sé la distopia, l'antiutopia, l'autodistruzione. Ora, il futuro non è decaduto, continua a esserci, continuiamo a vivere nelle proiezioni del futuro, però è decaduto quanto a una sua struttura portante, senza la quale il soggetto e l'umanità, quanto composizione di soggetti, non sussistono, cioè nella sua capacità di progetto. Futuro è un progetto. Se noi continuiamo a dire che abbiamo di fronte il disastro, che non c'è più niente da fare, diciamo qualcosa che è intellettualmente privo di senso e è moralmente una vigliaccheria, ma diciamolo. Cioè, perché, come dire, ci lasciamo prendere dalla malinconia del presente per scivolare nel maestro del futuro, Gordon Pym. A me questa roba qua, se qualcuno che prova questo fascino, io non mi diverto per niente, francamente, anche perché obiettivamente, spero molti, perché la vita mi piace molto, ma non ho più così tantissimi anni di vita come ne avevo quando sono arrivato a Udine. Però abbiamo una responsabilità per chi viene nel nostro... quello a cui lasciamo questa terra, no? Scusate se è un po' tanto enfatico, cioè, ma... e quindi il futuro scade quanto alla sua qualità di progetto, e in fondo scade rispetto a quello che era, questa l'abbiamo ereditata dal cristianesimo,
Gesù, fondamentalmente, nell'orto dei Getsemani, non era convinto che il regno fosse dall'altra parte. Era lì lì, eh? Poi a un certo punto aveva gente armata. Perché aveva gente armata? Aveva dei zeloti. Probabilmente nei Getsemani viene abbandonato da Giuda e da Pietro, perché? Ma come, tu sei un re e poi scegli la croce? Ma è una contraddizione incomprensibile. E lui fa questa cosa, sceglie, e il discorso teologico non... Questo chiave non ci interessa, non nel senso, semplicemente perché ho 10 minuti e non è la sede, eppure neppure sono un teologo, anche se ho un'idea precisa di questo. Comunque, come dire, l'idea che il Regno dei Cieli fosse qua, cioè San Francesco ce l'aveva ancora, l'idea di... il terreno che calpestava era il Regno dei Cieli. Schelling, Hegel, quando Hegel dice a Schelling, a Hölderlin, quando lascia il collegio di Tubinga, Gottes Reich, l'unica cosa che vale è il Regno dei Cieli, non, no? Cioè, quindi non era tanto messo su, era qui. Allora, abbiamo davanti quindi invece un futuro visto come inclusione e come esclusione della responsabilità, no? Nei confronti di questo medesimo futuro. Quindi, come dire, l'antitesi del tempo messianico, l'antitesi del tempo laico, erede del tempo messianico, del tempo illuminista che tuttavia continua a vivere sulla base del tempo messianico, cioè progetta il futuro e aspetta il futuro, e l'idea di una società che è sempre più legata a nuove comunità, il mondo globale è fatto di nuove comunità, a tecnologie che insegnano ad abitare piccole comunità, a tecnologie che fondamentalmente tendono a soddisfare il soggetto nella sua insicurezza, per cui gli danno grandi iniezioni narcisistiche, per cui tu ti riconosci come il patito di baseball, di lusso, di slow food, di giardinaggio, e tutte queste piccole comunità, come dire, si riverberano in una sorta di simboli religiosi, non è che questi siano esenti da tutto questo, e tutte queste comunità, se il simbolo viene assunto in questa forma, non che ci sia niente di male nel giardinaggio, nel essere religiosi, no, tutt'altro, poi devo dire mai io in particolare, ma finiscono che si comportano come comunità l'una contrapposta all'altra, perché nell'incertezza circa la propria identità, nell'incertezza circa il futuro, continuano poi a campeggiare l'una divisa, slegata dall'altra, incapace di dialogare con le altre. Poi ti nasce il terrorismo e ti chiedi perché, ma certo hai messo comunità che non sono in grado di parlarsi una accanto all'altra, e capisci che il valore tolleranza conta zero. Devi trovare, e questa è l'ultima parte del discorso, devi trovare, non dire vogliamo tolleranza, perché la tolleranza dopo 2 minuti, se uno perde la pazienza, è finita. Cioè, se c'è uno con la testa calda, uno che ha preso qualcosa che non va, è finita. Devi cercare dei nuovi simboli che non siano i simboli intransitivi del nostro mondo, ma siano dei nuovi simboli transitivi, simboli che rivelino un'appartenenza comune e una responsabilità comune. E certamente, come ci ha insegnato Morin, come ci ha insegnato molti maestri, anche Mauro Ceruti che non è qua, no? La terra è sicuramente uno di questi, la difesa della terra, la comune appartenenza a questa madre, e riconoscere anche che è un simbolo femminile, cioè il fatto che noi in realtà siamo esseri che in quanto siamo nati continuiamo a dipendere da qualcosa. È in questo modo che possiamo individuare di una nuova simbolica che sia transitiva, che ci attraversi. Nessuno è davvero sufficiente a se stesso. Molte grazie. Senta, professore, lei mi ha affascinato, per cui, come dire, come contrappasto devo farle una domanda. Ma questo modello a cui lei fa riferimento, però mi perdoni, anche questa idea, come dire, di questa umanità che continua a rappresentarsi come prossima alla distruzione, però, come dire, non è culturalmente molto americana, cioè statunitense più che americana, e in qualche modo, come dire, circoscritta, cioè nata e cresciuta in quel mondo lì, poi esportata verso i paesi che in qualche modo afferiscono culturalmente a quel sistema lì? Perché se noi andiamo in Cina, forse non vedremo questo stesso tipo di rappresentazione dell'umanità, e forse neanche, che ne so, beh, in Russia nemmeno, e probabilmente neanche in Africa, perché ci sono, come dire, punti di vista completamente diversi. Quindi le chiedo, ma se noi ci sganciassimo un po' da questo modello che comincia a sembrare frusto anche in termini di contenuti valoriali, che una volta per noi gli Stati Uniti erano i portatori della libertà nel dopoguerra, oggi forse non è propriamente così,
quindi forse questo potrebbe darci un po' di speranza anche come comunità europea, comunità di stati europei, dove c'è una cultura più antica, molta più filosofia, teologia, molta più passione per lo studio dell'uomo. Certo. No, grazie, infatti, è una bellissima domanda. Cioè, provo, sì, l'ho buttata lì. No, io ho buttato giù, è molto importante mettere giù questioni grossissime, su cui non ho riflettuto, per cui rispondo di primo acchito. Ecco, ma sì, certamente anche la capacità di relativizzarci, no? Rispetto a un sistema politico. Ma uno, il fatto che non siamo riusciti a essere europei, perché il fatto che l'unità europea non vada avanti dal punto di vista politico è poi uno scandalo, nel senso che poi la stiamo pagando con queste guerre in maniera... Cioè, avessimo un altro peso, probabilmente le cose potrebbero essere anche diverse. Sì, è vero che noi ci mettiamo di fronte ai cinesi, di fronte al mondo africano, il mondo latinoamericano è ancora diverso, profondamente anche però influenzato dal cristianesimo e poi da tante altre cose miste. Sì, probabilmente possiamo anche imparare, come dire, forse a un'economia in cui non solo di distribuzione di diverse delle risorse, ma di accentuare lo scambio simbolico. Ecco. Cioè, perché poi alla fine quello che è avvenuto è che in realtà nei conflitti più forti o hai sfruttamento, o hai ribellione allo sfruttamento, o hai contrapposizione. No? E questo è il medium, manca sempre, no, del discorso simbolico, accendo questa minima risposta di cui non so. Però è vero che, non so, quello che capitò, il racconto degli Atti degli Apostoli, come ricordo metaforico, adesso non come testo religioso, no? In cui ci sono Paolo e Pietro che vogliono andare a Corinto a mangiare con i greci. I fratelli di Gesù lo bloccano, dice no, non devi andare, ma cosa vai a cena con questi qua che non si lavano i gomiti fino, cioè le mani fino sopra il gomito, cioè le braccia fino sopra il gomito. E loro vanno e alla fine arrivano in immensa tovaglia che dispiegano una specie di cosa, per cui alla fine c'è il miracolo e si decide. Poi potrebbe essere anche la metafora di, come dire, di generare intorno alle energie, intorno ai modi di vita, intorno ai costumi, cioè una forma di vita nuova. Cioè, d'altra parte, evidente, non so, pensando alle politiche di sinistra, no? Pensando alla nostra Europa, continua in realtà tutte totalmente a fallire, perché in realtà la gente chiede qualcosa che riguardi le forme di vita, il quotidiano, i pullman, le strade, i giardini per gli anziani, non solo per i piccoli, tutta una serie di cose, il verde. E quindi non chiede semplicemente una politica dei redditi, ma chiede qualcosa che è profondamente connesso al radicamento dei soggetti, ecco, no? Adesso gli ho risposto malissimo, ma comunque... Va bene, adesso ci pensiamo per la prossima volta. Allora. Professor Vercellone, grazie. Professor Castellana, Università del Salento, quindi l'abbiamo fatta viaggiare. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio gli autori del bellissimo libro ricco di idee, soprattutto di idee. Io mi allaccio alla domanda che ha fatto prima: perché l'antropocene è stato rimosso? Perché l'uomo, cioè noi tutti quanti, non ci vogliamo rendere conto della complessità delle cose, cioè la realtà che ci circonda è talmente complessa che abbiamo un rifiuto a priori di prendere atto che le cose hanno bisogno innanzitutto di una retta comprensione. Se non c'è una retta comprensione delle cose, in questo caso di ciò che sta avvenendo, e i nostri autori ci danno una riflessione critica profonda soprattutto sugli impatti che le attività umane in questi ultimi anni, secoli, hanno avuto sulla vita, sulla terra. E voglio usare una terminologia che non è stata usata in questo libro, ma di Michel Serres, quel parla di totalità vivente, cioè le nostre attività, l'impatto dell'uomo è stato così devastante sulle cosiddette totalità viventi, che sono l'ambiente, che è di cui ha parlato Angelo Vianello, la società e l'economia, e quindi questo è un libro che ci invita a riflettere
per un nuovo antropocene, cioè c'è un antropocene che, di cui noi stiamo temendo le conseguenze, stiamo subendo le conseguenze, ma c'è un nuovo antropocene che i tre autori, quasi all'unisono, anche se da prospettive diverse, con sensibilità diverse, ci stanno proponendo. Infatti, dice De Toni, dice dobbiamo pensare, continuare a pensare secondo modi derivati, non più, noi continuiamo a pensare secondo modalità antiche che appartengono al recente passato, della certa modernità, invece siamo costretti, volenti o nolenti, a fare in modo, a vivere le pieghe della realtà che è talmente complessa. Quindi si tratta di pensare un nuovo modo, ecco perché questo libro è una specie di manifesto, lo definirei manifesto in una riconversione ecocognitiva innanzitutto, cioè è un libro che ci invita a gettare le basi di un nuovo modo di vedere l'uomo, l'impatto della nostra attività sulle cosiddette complessità viventi, le quali, seguendo a Gore, come dice Michel Serre, dipenderanno sempre di più da noi. Cioè se prima la vita, l'ambiente non dipendeva da noi, e noi, dice Michel Serre, abbiamo coniugato solo il verbo potere, potevamo fare questo, l'abbiamo fatto. Oggi invece il nuovo modo di concepire l'antropocene ci costringe a mettere in atto, a coniugare il potere col dovere, che questa è la novità. Cioè per la prima volta l'uomo è costretto, grazie a una maggiore conoscenza di ciò che ci circonda e soprattutto vivendo le contraddizioni, vivendo la complessità di ciò che noi stiamo, della realtà di tutti i giorni, dobbiamo elaborare un nuovo modo di vedere le cose. E ecco perché questi autori, ognuno a modo suo, ci dà una coscienza, la definisco socio-epistemica della complessità, la chiamano intelligenza della complessità. Cosa vuol dire? In termini kantiani, l'intelligenza della complessità deve diventare un nostro luogo del nostro intelletto, cioè deve essere un nostro modo di pensare, di vedere le cose, perché se pensiamo rettamente le cose, e soprattutto come diceva quella grande pensatrice francese Simone Weil, se non continuiamo a mentire sulle cose, perché l'uomo viene adesso ha mentito in maniera spudorata su ciò che lo circonda, perché noi stiamo rimuovendo l'impatto dell'attività umana sulla vita, sulla terra. E come dice Latour, dobbiamo riatterrare sulla terra, ma dobbiamo riatterrare con nuovi strumenti concettuali. Perché, e voglio ricordare una frase di Guardini, Romano Guardini, che un secolo fa diceva più o meno la stessa cosa, anticipando l'uomo nuovo. Lui dice: occorre un nuovo tipo di uomo, dotato di una profonda forza creativa e spirituale, che debba trovare il mondo nuovo già nelle fibre di se stesso. Occorre quindi avere una scienza, un'economia, una politica, una tecnica viventi. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo elaborare, e questo testo ci dà gli strumenti in ogni capitolo, e voglio soffermarmi sul quarto capitolo, che è stato fatto a sei mani, anche se si vede la mano profonda di Angelo Vianello, però è dato che è stato firmato da tutti e tre, ecco, tutti e tre sono, come dire, spinti a crearci le condizioni, a darci una cultura della complessità che sta a monte dell'antropocene. Ecco perché se noi lo rimuoviamo l'antropocene, perché non vogliamo prendere sulle nostre spalle il peso delle contraddizioni della realtà, e dobbiamo entrare nelle pieghe della realtà. Diceva sempre Simone Weil: se noi mentiamo sul reale, come stiamo mentendo, come abbiamo mentito, allora il reale prima o poi si vendica. Ecco, come diceva Panikkar, ben vengano le crisi ecologiche, le crisi delle migrazioni, le crisi, in questo caso, dell'antropocene, perché sono una rivelazione. Cosa vuol dire che sono una rivelazione? Significa che sono qualcosa di inedito che va interpretato adeguatamente con strumenti che dobbiamo elaborare col nostro cervello, perché l'uomo sapiens è l'uomo sapiens, ma come dice Morin, molte volte si comporta da demens, cioè diventa folle,
E quando e questo libro, nonostante le, i vari, diciamo, ci dà comunque gli strumenti per non cadere in posizioni collassologiche. Oggi esiste tutta una vastissima letteratura di collassologi, specialmente in, in Francia, che parlano giustamente di come noi ci stiamo avvicinando inesorabilmente verso un collasso. E allora una catastrofe che in primis è della nostra ragione, ma poi diventa una catastrofe umana generale. Ecco perché lo stesso Guardini diceva questa frase: occorre più scienza, occorre più economia, occorre più politica, ma che sia più evoluta e matura e più cosciente della propria responsabilità, che discerna il particolare nella complessità di cui essa fa parte. Quindi bisogna prendere di petto i problemi. Noi abbiamo questo problema epocale, planetario. Per la prima volta noi ci troviamo di fronte a sfide inedite. Ecco perché tutti e tre i contributori del libro parlano di andare oltre le sfide. Cioè Marzano, soprattutto nell'analisi che fa della nuova rivoluzione digitale, parla di nuova dimensione sociale, la nuova robotica sociale, cioè ci dà degli strumenti, dice lui, di mettere insieme competenze scientifiche di cui abbiamo bisogno di più scienza, di più tecnica, ma che sia questa tecnica, questa maggiore conoscenza tecnica e scientifica, che sia però abbinata ad un pensiero critico che non ci faccia scivolare in posizioni precedenti, ma che ci apra degli scenari per il futuro. Quindi pensiero critico, innovazione sociale e soprattutto per creare, dice Marzano, una nuova armonia fra l'ambiente e noi. Cioè noi siamo invitati in primis, questa è la prima volta nella storia dell'umanità in cui tutti siamo corresponsabili. Non è solo la classe politica o gli intellettuali. Gli intellettuali hanno il dovere, come diceva sempre di Guardini, di non prendere congedo dei problemi, di affrontarli di petto, di abitarle. Ecco perché, e quindi bisogna applicarsi, diceva sempre Guardini, specialmente se si è responsabili sul piano intellettuale. Quindi la prassi autentica, cioè l'azione che deriva dalla retta comprensione dei problemi, diceva sempre Guardini, deriva dalla veridicità di cui noi saremo in grado di carpire dei fenomeni che ci circondano, perché i fenomeni sono veri, ma l'uomo ha bisogno di avere gli strumenti per capire che siano veri. Cioè non basta che sia il vero o vero, occorre che noi dobbiamo renderci conto della verità di ciò che ci sta succedendo. E una volta che abbiamo questa coscienza socio-epistemica di questo fatto, bisogna lottare, diceva Guardini 100 anni fa circa, nel 1925, bisogna lottare perché questo si risolva. E quindi bisogna essere uomini, e qui un'altra cosa bellissima delle ultime pagine di questo libro, che vi invito, perché è un libro, una lettura facile, non è una lettura difficile, ci vuole soltanto la buona volontà di mettere a primo posto l'intelligenza della complessità, e come dice De Toni, di narrarla questa complessità, perché non basta avere i dati scientifici servono, sono importantissimi, ma occorre saperli interpretare e soprattutto digerirli, metabolizzarli, farli nostri. E questo significa coscienza socio-epistemica, cioè farli nostri per poter agire sia individualmente che collettivamente, perché qualsiasi ecco perché questo libro è un libro dove si parla in maniera netta delle trasformazioni. Cioè qui esiste, uso una mia, io insegno, ho insegnato epistemologia, e userei questa parola, epistemologia delle trasformazioni. Cioè cosa vuol dire con questo termine? Una cosa non è complicata. Vuol dire semplicemente prendere atto che noi siamo di fronte ad una molteplicità di trasformazioni d'atto, la sostenibilità in economia, cioè rendere l'economia, che è il traino, che viene trainata dalla tecnologia, come dice De Toni, ma allo stesso tempo la tecnologia traina l'economia, quindi c'è una circolarità,
e quindi ancora bisogna capire gli ingredienti, bisogna capire tutto questo, perché dobbiamo elaborare quindi un pensiero della trasformazione, cioè non basta pensare l'alternativa, ma bisogna fare in modo che le alternative siano operative, quindi in tutti i campi in cui noi agiamo. Dico un altro concetto e finisco. Vediamo. Questo libro io lo rifinisco anche, uso un'espressione della grande mistica di Etty Illesum, vi sapete, questa donna ebrea che morì nel campo di concentramento, che usò una bellissima espressione, cuore pensante, io sono un cuore pensante della baracca, dove lei metteva insieme carnefici e vittime. Quindi volevo dire cosa significa cuore pensante. Vivere una situazione, vivere in una determinata sofferenza, patirla sulla propria pelle, pensare le motivazioni, perché siamo arrivati a questo punto, perché l'uomo è arrivato a questo degrado, e però nello stesso tempo, per poterla pensare bene, bisogna viverla, bisogna essere compartecipi. Ecco perché i tre autori, a modo loro, sentono la complessità, sentono i problemi, li avvertono sulla propria pelle, io dico una complessità incarnata, se vogliamo usare questa espressione. Quindi questo è un libro che io definisco di cuori pensanti. Cosa vuol dire? Di cuori pensanti alla contemporaneità, cuori pensanti ciò che ci sta succedendo. Quindi sono cuori pensanti nel senso che pensare la nostra nuova realtà, interpretarla però attraverso la partecipazione empatica al problema, al cuore. Ecco, cuore pensante significa se noi i problemi non si vivono sulla propria pelle, non si possono pensare correttamente e né si possono elaborare delle alternative adeguate. E finisco, loro finisco con fanno riferimento alle tre dimensioni dell'illuminismo. L'illuminismo che ogni qualche volta noi pensiamo che sia un periodo. Però bisogna fare, quali erano le grandi idee dell'illuministiche impersonate da Kant? Conoscenza, responsabilità, speranza. Allora, più conosciamo, più siamo responsabili, ma più siamo responsabili, più prepariamo il terreno per il futuro, più prepariamo il terreno per una speranza. Qui ecco perché loro parlano, anche se l'espressione penso che sia di Angelo Vianello, di una Pentecoste laica. Scusate questa espressione, di una Pentecoste laica che, in cui credenti e non credenti si possono trovare una comunità di intenti. E quindi ecco perché alla fine, quando ho recensito questo loro volume, io non li conoscevo, nessuno dei tre non li conoscevo, l'ho trovato talmente pregnante di aspetti culturali, di spiritualità, di ciò che volete voi, io ho definito il titolo della mia recensione, elementi per una razionalità agapica. Cosa vuol dire questa espressione? Razionalità agapica. Voi sapete, l'agape è un concetto del Vangelo di Giovanni, però noi siamo in una società laica, siamo in una società aperta, e quindi qui io la interpreto come una razionalità allargata, cioè una razionalità dove cuore, ragione e partecipazione sono gli ingredienti fondamentali perché possiamo avere qualche speranza di creare le condizioni per un futuro alla portata, come diceva Guardini, alla portata dell'uomo stesso. Grazie. Grazie al professor Castellana. Grazie, ringrazio anche il professor Vercellone e il professor Minelli, collegato da Padova. Vi prego di accomodarvi e grazie molte, e chiamo un cuore pensante, Alberto Felice De Toni. Il professor Vianello è già con noi e dovremmo avere anche Gilberto Marzano, professor De Toni. Sì, eccolo. Scusi, ma e se no, è che io se l'ho girato di qua non la vedevo. Ma non si preoccupi. Allora, i tre autori che qui vedete amerebbero molto ricevere qualche sollecitazione dal pubblico, se ci fosse. Qualora qualcuno la volesse porre ora, potremmo anche ascoltarla, altrimenti io do loro la parola. Se il professor Vianello me lo permette, partirei dal professor Marzano, visto che lei
prima ha già fatto la sua introduzione, quindi darei la parola al nostro ospite. Grazie, grazie a tutti. Mi chiamo Gilberto Marzano e in questo momento qua porto i saluti di due università non italiane in cui insegno, la Rijekne Academy of Technology of Latvia e la Janusz Korczak University in Warsaw in Polonia. Cosa dire, dopo tutti questi interventi di eminenti personalità, di filosofi, io riporto le cose su quello che è l'essenza di quelle poche cose che ho scritto e che non ho sviluppato poi completamente in questo capitoletto, in questo libro. Sintetizzo quello che è il che voi potete trovare nelle righe, anche espresso molto sinteticamente, è che dal mio punto di vista bisogna cambiare paradigma narrativo. Paradigma narrativo vuol dire che dobbiamo pensare in maniera nuova quello che sta avvenendo intorno a noi. Questa deriva distopica non ci porta da nessuna parte. Io mi occupo di tecnologie da una vita, di intelligenza artificiale da una vita, e posso dire che per me ci sono due concetti fondamentali per chi lavora in questo campo, e si chiamano responsabilità, responsibility and harmony, e armonia. Perché l'armonia? Non è soltanto l'armonia mundi. È stato fatto un accenno qui al discorso cosa pensano quelli che non sono occidentali. Bene, pensano che quello che per noi è fondamentale, che è l'innovazione, l'innovazione che è qualcosa di disruptive, che distrugge, bene, per i cinesi deve rientrare nell'armonia, deve rientrare nella tradizione. Non c'è contraddizione nell'innovazione in queste culture. Questo meriterebbe, io lo ho soltanto accennato in questo capitoletto. L'altra cosa fondamentale per me, ed è nella domanda cruciale che è stata fatta, e quindi darò una risposta a questa, riferendomi anche al libro e a qualcosa che non è nel libro, alla consapevolezza posta dal direttore Monastier del Messaggero Veneto. Che cosa ha chiesto? Se c'è consapevolezza nei confronti di quello che sta avvenendo intorno a noi. Io non so, per quanto riguarda l'ambiente e quello che è l'antropocene, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, vi dico che c'è una grande consapevolezza di questo. Trovate nel libro che nel 1985 qualcuno già si era preoccupato introducendo il termine di ironie dell'automazione. Ma vi dico qualcosa di più, vi do delle notizie. Nel 2020 l'Europa, non gli Stati Uniti d'America, qui sono orgoglioso come europeo di dire che l'Europa nel 2020 ha scritto il libro bianco sull'intelligenza artificiale e nel 2021 ha emanato il primo Artificial Intelligence Act, dove indica quali sono i rischi che le nuove tecnologie pongono. Non vi sto a dire di più, potete andare a vedere questi documenti, ci sono anche in italiano, e sul sito del Parlamento europeo, del Consiglio europeo. Ma quello che vi voglio dire è che vengono prese in considerazione non soltanto le questioni riguardanti la privacy, che è molto importante, ma vengono prese in considerazione anche i problemi legati all'education, alla formazione, come rischi grossi che si pongono. Andate a vedere queste cose, è uno stimolo questo, ed è il mio contributo. L'altra cosa che vi dico, io sono fermamente convinto che le tecnologie ci daranno la possibilità di superare le problematiche che abbiamo. Ci vuole responsibility and harmony. Pensate, io quest'anno no, perché il Covid poi ha cambiato molte cose, ma io per 2 anni sono stato visiting professor presso l'Università di Kiev. Sapete cosa insegnavo? Environment, social and governance.
all'Università di Kiev, in questo posto che qualcuno ha definito di badanti prima che venisse la guerra. Bene, il mondo non gira soltanto nella parte sbagliata, ci sono tante persone che operano dalla parte giusta e operano con consapevolezza, con coscienza, e devo dire l'Europa, facendo un grosso sforzo, sta mettendo milioni di euro per creare la consapevolezza e il trust nei confronti delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Questo qui è qualcosa che mi riempie non solo di speranza, di orgoglio e di certezze, perché noi abbiamo bisogno di certezze. La tecnologia, guardate, è come gli uomini la usano. E qui abbiamo scoperto l'acqua calda. Grazie tante e ancora saluti dalle mie università. Scusi, professor Marzano. Scusi, una domanda al volo, visto che lei, come dire, per il mestiere che fa, ha girato, sta vedendo molti paesi e molte relazioni, e come giudica l'Italia nel contesto delle nazioni che stanno investendo in questo genere di segmenti? Cioè, siamo al passo, stiamo arrancando? Ma diciamo che io vorrei che facesse di più tutto questo. Ci sono altre nazioni che fanno il loro, cioè soprattutto l'Estonia, che ha fatto dei grandissimi investimenti. L'Italia, se parliamo del Politecnico di Torino, se parliamo di realtà come anche Tecnopolis di Bari, io sono convinto che abbiamo, prima di tutto, lasciatemi dire, gli italiani io li vedo all'estero, ci incontriamo, parliamo inglese tra di noi. Non dico che siamo i migliori, ma siamo sicuramente persone che hanno, che riescono a mettersi in luce, che si chiami Limerick, che si chiami Glasgow, che si chiami Manchester. Io devo dire che gli italiani hanno una marcia in più. Poi, quello che riguarda noi, io sono convinto che l'Italia ha delle grandi potenzialità. Poi abbiamo l'Università di Udine, poi qui abbiamo The Magnificent, il nostro grande Alberto Felice De Toni, che è uno che sa che cos'è non solo la complessità, ma sa che cos'è l'innovazione e come infondere entusiasmo e coraggio nelle cose. Finché avremo persone così, che cosa vogliamo avere di più? Va bene, grazie professor Gilberto Marzano. Allora, Alberto Felice De Toni, abbiamo bisogno di un po' di carica positiva. Bene, allora, ben trovati a tutti. Intanto grazie al centro che ci ospita. Noi abbiamo voluto essere qui anche per ricordare il fondatore di questo centro, ma che ci sembrava il luogo più adatto per portare queste riflessioni che in effetti, come ben ha spiegato Angelo all'inizio, insomma, ci sembrava di pigliare due piccioni che fare un omaggio a Pierluigi e anche a collocare il libro in un ambiente che in effetti ne rispecchia lo spirito. Allora, brevissimamente, noi siamo dentro questo antropocene che come specie ci siamo creati. È una situazione di fatto, se ci pensate, di distruzione del pianeta in essere, e soltanto che collettivamente non riusciamo a invertire la rotta, cioè collettivamente non riusciamo a farlo. E il trend, quel libro che vi ha citato Angelo Vianello, cioè La grande accelerazione, è un trend che fa paura stare dei numeri. Ecco, io vi cito solo un indicatore, che è praticamente quando scade su base annua il consumo delle energie rinnovabili. Pensate, nel 70 era il 29 dicembre, 10 anni dopo nell'80 era il 4 novembre, nel 90 l'11 ottobre, nel 2000 il 23 settembre, nel 2010 il 7 agosto, nel 2019 il 29 di luglio, nel 20 con il Covid siamo tornati al 25 agosto, un mese dopo, ma siamo già ritornati al 28 luglio quest'anno. Pensate, se pensiamo solo all'Italia,
Noi il 15 maggio del 2022 abbiamo già consumato tutto, cioè dopo 134 giorni. Cioè, se voi pensate ai paesi industrializzati, siamo devastanti rispetto agli altri. Ecco. Per non parlare della popolazione mondiale, eravamo 1,5 miliardi nel 900, nel 950 2,5 miliardi, nel 2020 siamo 7-8 miliardi e stimiamo 10 miliardi nel 2050. Quindi questo è un mega trend. Ecco, allora, come uscirne? Pensate che gli italiani, con Aurelio Peccei nel 72 a Roma, col club di Roma, gli italiani sono stati i primi che l'hanno intuito, addirittura Peccei, che era un grande manager Olivetti, diede una commessa all'MIT e guarda caso gli ingegneri sistemisti fecero la simulazione e sì, era evidente, cioè andiamo verso l'autodistruzione. Questo ormai è scritto, è pacifico. Ecco. Però non ne usciamo. Perché non ne usciamo? Ecco, perché abbiamo un'idea diciamo, economica che è stata ben impersonificata da Friedman. Pensate, vi la voglio citare, prima perché l'Angelo l'ha citata, ma aveva una pagina, era una roba eroica. Allora, pensate che Ford nel 1919 decise, era l'amministratore delegato alla Ford, decise di prendere degli utili e aumentare le paghe agli operai. Bene, due azionisti di minoranza, che erano i fratelli Dodge, impugnarono quella delibera, fecero causa a Ford e Ford la perse. Perché? Vi cito la sentenza. L'impresa è organizzata e finalizzata in primis al profitto degli azionisti, ok? E quindi la roba finì lì. Ecco. Nel 70, quando ormai era evidente, perché lo studio del Club di Roma l'aveva evidenziato, che stavamo andando verso l'autodistruzione del pianeta, nel 70 Friedman diceva, a proposito della responsabilità sociale d'impresa, ve lo leggo, diceva: la responsabilità sociale d'impresa è incrementare i profitti. L'impresa nasce per fare profitti con il pagamento delle tasse, che è il punto nodale. L'impresa contribuisce a fornire allo Stato i mezzi per provvedere al bene comune, della serie che sia lo Stato, visto che ricevi i soldi delle tasse, a risolvere i problemi ambientali. Ok? E poi aggiunge: i manager sono agenti per conto terzi e dipendenti dei proprietari azionisti, che devono agire nell'interesse esclusivo di questi ultimi. Utilizzare il denaro degli azionisti per risolvere problemi sociali e ambientali significa fare della beneficenza con i soldi degli altri. Attenzione che Friedman è stato un premio Nobel dell'economia, 1970. Ecco. Per fortuna ci sono anche altri sapiens, non c'è solo il lato oscuro dei sapiens, c'è anche il lato chiaro. E per fortuna nel 2006 nasce negli Stati Uniti il movimento per le Benefit Corporation, che diventa una legge nel 2010 con un atto dove sostanzialmente si consente alle imprese di destinare parte degli utili per finalità ambientali e sociali. Quindi attenzione, ecco, in Italia il primo paese, attenzione, questi erano 35 stati, che come sapete però non sono stati nazionali, sono stati federali. L'Italia è stata il primo nel 2016, con la finanziaria 2015, introduce per prima questa, ecco. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le imprese possono adesso impegnarsi sui temi ambientali, possono fare un bilancio sociale e un bilancio ambientale, non solo il bilancio economico. Questa è una piccola rivoluzione. Perché? Perché? E qua la tesi che noi nel libro portiamo è questa, che per perseguire la sostenibilità abbiamo bisogno di tre cose: una cultura della complessità, un'etica della solidarietà e un'azione diffusa auto-organizzata. Arrivo al punto. Allora, primo punto, cultura della complessità. Non voglio dedicare molto tempo, ma quello che voglio dirvi, guardate alla guerra di adesso, noi non riusciamo a non comprare il gas dalla Russia perché siamo interdipendenti, cioè abbiamo un'interdipendenza talmente diffusa, e siamo talmente intrecciati gli uni con gli altri che non riusciamo. Quindi
tutti i problemi che abbiamo sono tutti intrecciati. Quindi noi tiriamo un filo, si tira dall'altra parte. Quindi dobbiamo essere consapevoli che non ci sono soluzioni semplici, perché c'è una elevatissima complessità. Ecco, prima. Secondo, abbiamo bisogno di un'etica della solidarietà. Da soli non ne usciamo. Okay? E qui vi cito, visto che abbiamo parlato prima dell'illuminismo, che i tre pilastri sono sempre stati libertà, uguaglianza e fraternità, e la fraternità è la versione laica della solidarietà. Terzo, abbiamo bisogno di un'azione diffusa, auto-organizzata, perché se il problema è complesso, la soluzione al centro non la troviamo, dobbiamo attivare tutta l'intelligenza distribuita nei territori, e quindi bisogna che ogni singola impresa modifichi dei modelli di business affinché siano sostenibili. Bisogna che ogni associazione, che ogni istituto, che ogni ente si faccia carico del tema della sostenibilità. Non ci sarà nessuno al centro che la può risolvere, bisogna che venga risolta in periferia, e quindi bisogna, ecco perché il fatto che ogni impresa, non so se adesso il discorso diventerebbe lungo, però sappiate che BlackRock, che è il più grande fondo di partecipazione mondiale, pensate che arriva a 10.000 miliardi di dollari, quindi noi passiamo ai 228, pensate, ecco, scrive che vuole che tutte le imprese partecipate facciano sostenibilità, quindi noi siamo in una direzione potenzialmente giusta. Concludo dicendovi questo, che abbiamo parlato di conoscenza, responsabilità e speranza, prima citando Kant, ecco. Però poi ha citato anche ragione, partecipazione e cuore, se ci pensate, cultura della complessità è il tema della conoscenza, è il tema della ragione. Etica della solidarietà è il tema della responsabilità e della partecipazione. L'azione diffusa e organizzata è quella che ci dà speranza e sostanzialmente è basata sul cuore. Concludo. Quando si studia filosofia al liceo si impara Cartesio, cogito, ergo sum. Ecco. Però, visto che parliamo che il noi precede l'io, noi potremmo dire cogito, ergo cum. E quindi questo è sostanzialmente un modo per superare una visione che è sempre centrata sull'individuo e sull'impresa che fa profitto, e invece dobbiamo andare ad una concezione che è fatta sulle relazioni e quindi anche su una partecipazione che non può essere soltanto economica, ma che deve essere anche sociale e ambientale. E vi ringrazio. Grazie. E noi ci avviamo verso la conclusione, però una domanda a me sarebbe venuto da fare, la farò magari la prossima volta. Chi governa questi processi però? Non può essere un fondo che gestisce aziende soltanto, che, perché quelli rischiano di avere più potere degli stati, che questo sta poi in realtà capitando, che il capitale finanziario ha più potere degli stati e sono quelli che orientano le scelte delle società, tant'è che ci sono arrivati prima loro delle amministrazioni statali, che secondo me è un vulnus per la democrazia, ma qui si aprirebbe un altro dibattito e visti i tempi vorrei evitare. Professor Dianello, noi avremo finito se non ci sono domande, però perché siete, chi ride, perché? Nel senso che ci sono domande allora? No, dicevo, noi abbiamo finito, virgola, se non ci sono domande. Ce ne sono un paio. Sì, prego. Prego. C'è un microfono? Non abbiamo il microfono. Beh, ma vi sentiamo, dai, la sala è piccola, basta che... Prego. Sì, prego. Sì, vi sentiamo. Pure andate qua a farne. Funziona qui, funziona questo, venga qui. Dai, venga, tanto un secondo sta. Sai che è pericoloso dare il microfono, eh? No, ma non nel mio caso. Questa complessità, non pensate che sia favorita dal passaggio del genere umano da cittadini a consumatori, con la perdita del valore del limite? Tutto qua. Beh, ha ragione, io sono d'accordo con lui, se stiamo diventando prima consumatori e poi cittadini, questa è una sensazione che si ricava spesso in queste società. C'era un'altra qua, prego, le sentiamo tutte così poi facciamo un giro di risposte, prego. Io? Sì, prego. Sì, lo faccio da qui, penso che si sente.
Sì. No, io non ho sentito loro signori parlare di partecipazione. Cioè, sembra che la bacchetta magica... Sembra che ci sia una bacchetta magica che in futuro trovi la soluzione per i nostri guai, i nostri mali. Invece è proprio il senso smarrito di partecipazione, è impedito anche dalle amministrazioni, perché egoisticamente chi amministra non vuole fra i piedi troppe discussioni e troppa gente a cantare. E quindi è lì l'elemento nodale dove non si sviluppa il futuro di questa società. Né, caro professore, non può certo passare attraverso le imprese un modello costitutivo che invece compete, come diceva bene, accennava bene il dottor Monastir, compete alla politica. Ecco. Però posso interloquire io, sì. Anche se non sono... Su questa cosa della partecipazione, però, noi ne parliamo spesso, ma poi alla fine la gente non partecipa perché? Cioè il 50% dei cittadini in questa regione non va più a votare. Glielo spiego. Cioè siamo noi che non partecipiamo e poi ci lamentiamo che non c'è partecipazione. Glielo spiego sì. Con un accenno concreto. Lei sa che... I congressi delle Nazioni Unite da Rio de Janeiro in poi hanno portato alla identificazione di questa che si chiama Agenda 21 che l'Italia ha sottoscritto alle Nazioni Unite. Ebbene, in questa, ha fatto bene a dirmi questa cosa, guarda, ha fatto benissimo, perché in questa regione, nella precedente amministrazione regionale, Agenda 21 è stata letteralmente messa all'angolo, non abolita. Questa amministrazione invece l'ha letteralmente abolita con il pretesto di risparmiare 1.500 euro all'anno. Ecco, questo è lo stato di fatto, per cui tutto avviene nonostante la popolazione, nonostante i diritti di una popolazione che dice in friulano, dice tant non si può fa nuie. E quindi coltiva la rassegnazione, che è lo strumento più concreto, più efficace per una politica corrotta e non lungimirante. Grazie. E ne raccogliamo, ce n'era un'altra. Eccolo lì. Grazie. Naturalmente i miei complimenti agli autori, ma siamo amici, quindi... è facile allora così. Faccio una critica, avete avuto solo elogi, faccio una critica. Una cosa che mi lascia perplesso su questo è che mi sembra che tutto sia troppo eurocentrico. Cioè che ci si... adesso mi spiego. A parte la scoperta dell'America, vabbè, più eurocentrico di dire che abbiamo scoperto l'America nel 1492. Che c'era già, lei dice, c'era già. Migliaia di anni di civiltà. Ma se noi guardiamo, io sono terra a terra, lo sapete, mi sono occupato sempre di cose sottoterra. Se noi guardiamo la nostra terra, il nostro globo, e andiamo a vedere le terre che sono abitabili, le terre emerse, vediamo che, facendo i conti, con 8 miliardi di persone abbiamo poco meno di 2 ettari a persona a disposizione. Poco meno. Questi 2 ettari vuol dire che ogni persona su quei 2 ettari si deve avere la sua quota di abitazione, la sua quota di supermercato, la sua quota di treni, di ferrovie. Sì, scusate. La sua quota di tutto. È pensabile, in questa situazione... Questi 2 ettari sono quasi tutti occupati da noi, perché noi viviamo in case di 200, 300, 150, chi ne ha 5, 6 metri quadri. C'è gente che vive ancora in capanna. Nel momento che i milioni, le decine di milioni di persone che vivono nelle capanne, che mangiano pochi ceci o poco riso al giorno, chiedessero di avere uno stato di benessere non pari al nostro, ma metà del nostro, sarebbe già crisi mondiale.
sarebbe già crisi, non si potrebbe più parlare di sviluppo. Allora, credo che sia proprio necessario, se vogliamo veramente risolvere il problema globale, cambiare completamente prospettiva, cioè metterci nei panni dei cittadini del mondo, non dei cittadini dell'Europa o degli Stati Uniti. Guardate alla televisione quando mostrano il globo ripreso di notte, guardate la distribuzione delle luci. Ci sono delle zone dove... buie, dove la luce buie, non c'è. E delle altre, guardate. Va bene. Se quelle zone vogliono avere metà della luce che abbiamo noi negli Stati Uniti, dove vanno i nostri modelli di solare, di eolico? Chiaro. Cioè, più che di sviluppo, io credo che si debba parlare, credo, anche se non è il mio mestiere, di tornare un po' indietro con il nostro sviluppo, cioè fermarci noi e concedere a quelli che hanno diritto come noi, e sono miliardi di persone, di avere condizioni di vita migliori. O cambiare tipo di sviluppo, cambiare le modalità di sviluppo. Va bene. Ci sono popolazioni intere in cui l'accettativa di vita media è pari all'età con cui molti in questo paese sono andati in pensione. Per loro l'aspettativa di vita. Grazie. Se non ci sono altre domande, facciamo un giro di risposte. Scusate, aiutatemi, che se c'è qualcuno, che mi pare di no, non vedo. E chi risponde qua? Io posso rispondere su quella della partecipazione, ma brevissimo. Basta andare in Francia. Basta andare in Francia, la partecipazione c'è, non vanno alle urne a votare, ma partecipano alle consultazioni nei villaggi, nelle città. In Svizzera. Ok, tutto qui. In Inghilterra. E altra cosa, non è vero, almeno per quello che mi riguarda, non accetto la critica che il discorso fatto è europocentrico. Mi dispiace, ma io ho cercato di lavorare a livello globale, come lavoro ovviamente sempre a livello globale sulle tecnologie. Poi sul resto, sulla scoperta dell'America, francamente non ero ancora nato a quei tempi lì e non so rispondere. Professor Vianello? Angelo, rispondi tu a qualcosa? Sì, sì. Angelo, dai. Accompagniamo il microfono. Grazie. Sì, il problema, usando un termine già molto utilizzato, è complesso. La soluzione, secondo me, va ricercata per gradi. Anche gli sforzi che si fanno, anche se possono sembrare limitati, sono dei piccoli passi in una situazione estremamente difficile in cui operare. Ecco, questo sono considerazioni di carattere generale che però credo siano particolarmente efficaci nell'affrontare le problematiche connesse all'antropocene più in generale. Ecco, poi nello specifico non saprei nemmeno io cosa dire. Va bene, allora forse De Toni, però sentivo che gli stava per partire una risposta. Questa è l'ultima, però poi No, allora sul tema, sulla prima domanda, consumatore-cittadino, questo è un tema culturale. Cioè, alla fine, se prevale la dimensione del consumatore, non del cittadino, è un problema che riguarda la cultura del nostro paese, e noi siamo comunque corresponsabili. Cioè, non è che la cultura si formi da sé. Siamo tanti agenti, individui, gruppi, associazioni, partiti. Quindi la cultura è una risultante di tanti attori, quindi se abbiamo una cultura insoddisfacente facciamoci anche la mea culpa, perché se pochi vanno a votare, se i ragazzi, i giovani fanno poca partecipazione politica, alla fine sono processi culturali di cui noi siamo corresponsabili. Ecco, sul tema della partecipazione, in realtà noi l'abbiamo citata, e come, abbiamo parlato di ragione, partecipazione e cuore, e addirittura quando ho parlato di azione auto-organizzata è partecipata e come. Quindi ecco, sul tema cioè il problema vero, caro Marcello, è che se tu vai a proporre il famoso decrescita felice, tolto via un 5% eroico, gli altri non ci seguono. Quindi il tema vero è che noi dobbiamo trovare delle soluzioni percorribili, altrimenti non ne usciremo. Cioè noi
Cioè, quando dicevo, attenzione, io sono d'accordo col primato della politica, ma se noi pensiamo che la politica dal centro risolva tutto, siamo sulla strada sbagliata. Noi dobbiamo decentrare le azioni politiche in tutti gli attori e non possiamo continuare a pensare che ci sia un attore, che sono le imprese, che sono i professionisti che creano valore, possano farlo saccheggiando il pianeta. Noi dobbiamo cambiare i modelli di business e dobbiamo fare delle politiche pubbliche che sostanzialmente favoriscono le imprese che fanno prodotti e servizi in maniera sostenibile. E quindi abbiamo bisogno, come diceva prima, di tanta politica e di tanta conoscenza e di tanta scienza. Ecco. Io voglio concludere, però, visto che parliamo che il complesso va narrato, il tema, cioè, per spiegare a volte ai miei allievi il tema della molteplicità, gli racconto questa storia. Cioè, che c'è un maestro che spiega come funziona il barometro ai suoi allievi. E dopo, terminato, ve l'ho spiegato, gli dice agli allievi: allora adesso, per cortesia, andate a misurare l'altezza della torre che sta fuori. Il primo allievo dice: beh, è molto semplice, andiamo a misurare la pressione in cima alla torre e a terra e abbiamo trovato l'altezza della torre. Il secondo dice: no, calma, io vado in cima alla torre, la faccio cadere, peso uguale massa per accelerazione, conosco l'azione di gravità, mi ricavo assolutamente l'altezza della torre. Il terzo dice: beh, calma, ma io metto il barometro in piedi, calcolo la misura dell'ombra e tramite triangoli simili mi calcolo l'altezza della torre. Il quarto dice: beh, io vado dal portiere, gli regalo il barometro a patto che mi dica quanto è alta la torre. Ecco, allora, quello voglio dirvi, il problema è lo stesso, quattro soluzioni diverse. Ecco, il mondo è molteplice, non è unico, ci sono tante soluzioni e per fortuna che ci sono, e vi ringrazio. Allora, antropocene, le sfide del XXI secolo per una società solidale e sostenibile. E Alberto Felice De Toni, Gilberto Marzano, Angelo Vianello, fatemi salutare, vi chiedo scusa ancora un secondo, tutti i nostri ospiti, il professor Giuseppe Fornari dell'Università di Verona, anche per l'intensità del suo ricordo dedicato a Don Pierluigi. E Angelo Vianello, naturalmente, che è stato con noi, insieme a Alessandro Minelli, Federico Vercellone, Mario Castellana, oltre appunto, come ricordavo prima, gli autori del libro. Grazie a voi per essere stati con noi. A presto, buonasera. Grazie.